Oh ragazzi, è da mesi che mi chiedete di fare un video su anatre mandarine, occhie cignoidi, germani reali, che quasi quasi mi viene il dubbio che preferite di più gli anseriformi e galliformi. E allora facciamo una cosa, faremo uno straordinario video, prenderemo tutte queste razze che vi ho elencato e le metteremo in un unico video. E adesso non mi resta che prendervi un'anatra mandarina e farvela vedere da vicino. Dammi la telecamera! Anzi, no. Se mi dai la telecamera, come faccio a prendere l'anatra mandarina? Allora l'hashtag di oggi è tienimi la telecamera. Signore e signori, ora vi faccio vedere come il maestro Cristian Rio vi acciuffa un'anatra mandarina in mezzo secondo. Oh! Niente da fare, ci rinuncio. Brave, brave, mi fate fare una bella figura col mio pubblico, eh? E vabbè, e vorrei dire che lo osserveremo da qui. Vi mostro il loro simpaticissimo comportamento. Ecco i miei due bellissimi esemplari di anatra mandarino maschio. Che colori stupendi! Mozzafiato! Come potete vedere, differiscono in maniera straordinaria dalle femmine. Che strisce nel petto stupende! Che ali color nocciola da capogiro, proprio come nel pavone comune! E che verde pixelato nel fianco! E che dire, è senza dubbio l'anatra più bella del mondo, come colore, eleganza e portamento! Wow, che primo piano e profili stupendi! Emanano un suono troppo strano, tipo caramellato. Ecco un bel trittico di mandarine, il maschio e le due femmine. Wow, che piumaggio! Ma è un arcobaleno vivente! Che dico un arcobaleno? Più bello! Stracoloratissimo! Hanno un ciuffo da fare invidia persino alle modelle della L'Oreal. Ecco il nido. Splash! Ed ecco una mega femmina che si splascia da paura. E che fa? Sei rimasto solo? Ed ecco finalmente una inquadratura delle mie due coppie stupende. Chissà cosa staranno confabulando. E te pareva, anche loro si attaccano.
Ora incominciano a litigare. Vediamo chi diverrà premier tra Salvini e Di Maio anellato. Che c'è? Che c'è? Papero! Guardate, anche lui quando beve fa glu 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 glu. Siete pronti per planare? Wow! E come volano! Tutte si vogliono giudicare questo stupendo nido. Possiamo fare una scommessa. Vincono loro che sono le più belle. Ecco, lo dicevo, ora fanno come le pettegole ignoranti che si rinfacciano tutto. D'altronde si vogliono aggiudicare questo bellissimo monolocale condominiale. Eccolo, Di Maio anellato si è aggiudicato il regno. Guardate come si arricchia. Si concede un bel bagnetto da vincitore con la sua donzella. Grande Di Maio anellato! Ma come, lei ti si voleva concedere e tu la scansi così? Che mandarino birichino! Eccolo, eccolo, sta arrivando il perdente! Ma d'altronde anche lui, per avente diritto, può usufruire della vasca idromassaggio. E come si ricrea tutto il ciuffo! Ecco, Di Maio anellato ha messo su casa. È pronto a preparare un nido comodo e accogliente per la sua futura prole. Buongiorno, posso dare una sbirciatina? Wow, le prime 5 uova! Complimenti! Ecco, la coppia perdente prova a fare un altro nido, ma senza alcun risultato al momento. Salutiamo queste magnifiche mandarine e passiamo un'altra splendida e piccola razza. Ecco a voi i miei magnifici germani reali di tipo selvatico, detti anche collo verde. E come corrono? Sono iper spediti! Guardate, guardate, i maschi hanno il colletto come un parrino. Guardate il mio beagle Zuma, vorrebbe papparsi. E lui sì, ha l'istinto cacciatore. Ed ecco a voi le uova di Germano Reale. Ed ecco un piccolo appena nato e ora provvederemo alla nascita del prossimo pulcino, perché sta avendo dei problemi. Aiutiamo.
Ecco, ci siamo quasi. Benvenuto! È veramente leggerissimo, come una piuma. Forse è poco poco più lunghetto della madre mandarina, ma è molto più sottile. E forse pesa anche meno. Ed ecco la splendida colombaia! Vediamo che dicono i colombi pavoncelli. Ora li chiamo. Vivono in totale libertà, essendo nati qui non se ne andranno mai più. Ed ecco a voi la mia nuova invenzione. Colombi pavoncelli ciuffati di terza generazione! Che strana combinazione! Oh, ecco il gallo quinto! Che splendido brama! Ciao! La fortuna volle che sono una coppia! Ottimo! E qui che sta succedendo? Oh, la splendida mamma pavoncella che sfama i suoi piccoli! E qui tutto a posto? Che femmina di brama cunnutedda, e tinta! Ecco il mio trittico di germani reali selezionati a riproduttori. Buon pranzo, ammucamo, ammucamo, buddesino! E Dulcis in Findus, la mia splendida coppia di otocignoidi. Fenomenali, ma ammiriamole da vicino. Che piumaggio sgargiante, fantastico e omogeneo. Questa è la mia varietà di occhie preferita. Amo questa razza per via del loro bellissimo bernoccolo. Ma che c'è? Ma siete sempre affamati, ma come devo fare con voi due? Ora qui vi mostrerò una cosa stupenda. Andiamo a vedere che punto è il loro splendido nido.
Quanto abbiamo al momento? 7 uova! Ma guardate che grosso! E da questa splendida immagine del nido chiudiamo il tutto. Se il video vi è piaciuto, mi raccomando, non dimenticatevi di mettere un bel like. E da me, da queste splendide uova è tutto. Ci vediamo alla prossima! Ciao! Aspettate, aspettate, non andate via! Colpo di scena! Guardate qua! E finalmente l'ho acciuffata! Guardate questo splendido esemplare maschio di una tremandarina. Ragazzi, possiede tutti i colori al mondo. Guardate questo ciuffo meraviglioso, che bello! Proprio morbido, un piumino soffice. E queste strisce di cui parlavamo poc'anzi, guardate che meraviglia, questa apertura alare che si conclude con una splendida svolta nocciola. Meravigliosa. È una delle anatre più belle al mondo, se non l'unica addirittura. E allora che dire, ragazzi? Dopo questa splendida visione, da me e dal maschio di anatre mandarina è tutto. Ci vediamo al prossimo video. Ciao!